Community Solution è un'organizzazione che studia gli effetti del picco del petrolio. Si concentra sulle soluzioni a livello di comunità locali che riflettono valori quali cooperazione, conservazione e riduzione degli sprechi. Il collasso dell'ex Unione Sovietica nei primi anni 90 provocò a Cuba un'enorme crisi economica che prese il nome di periodo especial. Tra l'89 e il 92-93 a Cuba si verificò una caduta libera dell'economia. Il PIL calò del 34%. Quando parlo di caduta libera dell'economia, provate a immaginare un aeroplano che improvvisamente perde i motori. Fu un vero disastro. Cuba perse l'80% dei suoi mercati di importazione ed esportazione, le importazioni di petrolio calarono a meno della metà, gli autobus non giravano più, le industrie furono costrette a chiudere, i blackout elettrici erano frequenti, il cibo mancava, la gente era affamata. Tutto iniziò per necessità. La gente iniziò a piantare verdure per necessità. Nel decennio che seguì, Cuba compì passi piuttosto drastici per trovare soluzioni. Cuba è il primo paese ad affrontare la crisi che tutti i paesi al mondo dovranno affrontare, la crisi del picco del petrolio. Sentimmo parlare per la prima volta di picco del petrolio circa 2 anni fa. E secondo questa teoria la produzione di petrolio raggiungerà il suo picco, la sua produzione massima, entro i prossimi anni per poi diminuire. E questo comporterà un enorme cambiamento negli stili di vita ai quali siamo abituati. Abbiamo scoperto che Cuba, poiché ha già vissuto una crisi da picco petrolifero, causatogli dal collasso dell'ex Unione Sovietica, può essere un modello da seguire per ciò che succederà nel resto del mondo. Quindi volevamo vedere se saremmo stati capaci di cogliere ciò che ha permesso ai cubani e alla loro cultura di superare questo tremendo momento di difficoltà, senza lottare tra di loro sulle poche risorse che avevano a disposizione. La nostra opinione è che Cuba abbia molto da insegnare al mondo intero su come affrontare la crisi energetica che colpirà tutti noi. Nel 1949 il geologo Marion King Hubbert sviluppò una teoria sullo sfruttamento intensivo del petrolio, predicendo che l'era dei combustibili fossili sarebbe stata molto breve. Nel 1956 predisse che la produzione di petrolio degli Stati Uniti d'America, nei 48 stati continentali, avrebbe raggiunto il picco di produzione nel 1970. La produzione piccò esattamente nel 1970. Nel 1974 Hubbert riferì ad una commissione del Senato sui pericoli portati dal declino dei combustibili fossili in una cultura che necessitava di una crescita esponenziale. Il picco del petrolio in America, unitamente ad una crisi nel Medio Oriente, portò a una carenza di petrolio e quindi a una grave crisi economica nel paese. Gli americani subirono tassi di interesse altissimi, lunghe code ai distributori, i prezzi più alti del carburante mai visti nel corso della storia, la recessione e un mercato azionario in caduta libera. Il governo produsse filmati per spiegare il problema. Siamo stati colti di sorpresa da una crisi che potrebbe ripetersi altre volte, a meno che il paese non prenda atto dei pericoli di una reale carenza energetica. Il nostro progresso industriale, la nostra crescita economica erano stati resi possibili da quella che molti consideravano una energia infinita, ma i segnali erano già presenti. Penso che alla fine tutti cambieranno le proprie abitudini. Durante questo periodo, l'acquisto di carburante fu razionato a un giorno sì e uno no. Ci furono code ai distributori e il limite di velocità venne abbassato. Il presidente Carter diede vita ad una task force che nel 1980 pubblicò il rapporto globale del 2000 al presidente degli Stati Uniti d'America. Il rapporto indicava che entro l'anno 2000 la metà del petrolio disponibile a livello mondiale sarebbe stato consumato.
Carter iniziò una nuova politica energetica. Incentivi sulle tasse furono destinati alle energie alternative e nel paesaggio iniziarono a spuntare pale eoliche. Ma poi furono trovati giacimenti di petrolio nella baia di Prudhoe, in Alaska, e nel Mare del Nord. La crisi petrolifera si attenuò e i prezzi calarono. L'invito di Carter alla sobrietà e alla consapevolezza fu rigettato. Ronald Reagan arrivò alla Casa Bianca e tagliò immediatamente i fondi per la ricerca e lo sviluppo delle energie alternative. Era di nuovo mattina in America e il paese se ne andò a dormire per una generazione. Ma il problema non era scomparso e il consumo di petrolio aumentava anno dopo anno. Nel 1997 il geologo Colin Campbell scrisse l'incombente crisi del petrolio. 3 anni dopo fondò l'Associazione per lo studio del picco del petrolio, che prese il nome di ASPO e tenne il primo meeting sul picco del petrolio nel 2002. Il dottor Kenneth DeFays, un geologo dell'Università di Princeton, pubblicò Il picco di Hubbard nel 2001, seguito 2 anni dopo dalla Festa è finita di Richard Einberg. Nel 2005 il libro di Matt Simmons, Crepuscolo nel deserto, mise in dubbio le riserve nazionali dell'Arabia Saudita. Una moltitudine di libri e riviste iniziarono ad uscire sul mercato. Furono pubblicati 25 libri tra il 2004 e il 2005, oltre a centinaia di articoli su quotidiani e riviste. Il lungo sonno degli anni 80 e 90 sta finendo. E senza essere più pronti di quanto non fossimo nel 1970, il picco globale del petrolio sta arrivando. Il picco del petrolio sta ad indicare il momento in cui la produzione raggiunge il punto massimo. Ciò non significa che sta finendo, significa però che da quel momento avremo un costante declino della produzione. Il picco del petrolio si verifica quando le riserve di petrolio sono indicativamente mezze vuote. La pressione delle riserve cala a metà e quindi ogni anno si estrarrà sempre meno petrolio. La produzione mondiale di petrolio crebbe lentamente fino agli anni 50, poi accelerò fino agli anni 70, calò per qualche anno a causa della crisi in Medio Oriente per poi riprendere a salire. Tra pochi anni raggiungeremo il picco finale. Quando la metà del petrolio sarà stato utilizzato, la produzione mondiale inizierà a diminuire. Allo stesso tempo la domanda a livello mondiale continuerà a crescere e la popolazione mondiale continuerà ad aumentare con essa. Ciò che piccherà non sarà tutto il petrolio, ma quello più facile da produrre. Quello che rimarrà sarà quello meno desiderabile, perché è più difficile da estrarre. Dunque ci vuole più energia per produrre e mano a mano che il petrolio diminuisce, se ne ricava una quantità sempre minore da ciascun pozzo. Il petrolio è una risorsa non rinnovabile, il gas naturale è una risorsa non rinnovabile, il carbone e l'uranio sono risorse non rinnovabili. Sono tutti destinati a finire, per cui ci sarà un picco per tutti. Il picco del petrolio è solo il primo. L'impatto sulla nostra civiltà sarà devastante. La nostra economia e il nostro stile di vita si basano sul consumo di petrolio e degli altri combustibili fossili. Ogni persona negli Stati Uniti consuma l'equivalente annuale di 10 barili di petrolio per il cibo, 9 per l'automobile e 7 per il riscaldamento domestico. Il consumo più alto è quello per il cibo. Il picco del petrolio indica in essenza una scorta limitata. Il picco delle scoperte e dei giacimenti si è avuto a metà degli anni 60 e da allora è andato sempre diminuendo. Oggi consumiamo circa 5 barili di petrolio per ogni barile che scopriamo. Questo è uno scarto insostenibile che non può essere mantenuto a lungo. Ma allo stesso tempo abbiamo una domanda in crescita in tutto il mondo, particolarmente nei paesi in via di sviluppo come la Cina. Nel 1993 la Cina aveva 733.000 macchine sulla strada. All'inizio del 2004 ne avevano 6 milioni e alla fine dello stesso anno 8 milioni. Hanno convinto la gente che guidare è bello. Generalmente si pensa che i paesi in via di sviluppo un giorno saranno come l'America e che la gente consumerà quanto gli americani. Ma questo non potrà accadere. E non è possibile neppure per l'America. Gli americani stessi non potranno consumare quanto consumano oggi.
Il picco del petrolio è un fenomeno senza precedenti. Non siamo mai stati dipendenti dai combustibili fossili prima nel corso della nostra storia e non abbiamo mai vissuto un picco della produzione dei combustibili fossili. Per cui, come comunità globale, è come se volassimo bendati. Abbiamo bisogno di esempi, abbiamo bisogno di una specie di esperimento di laboratorio dove possiamo verificare tutto questo e vedere qual è il modo migliore di affrontare questo problema. Cosa funziona e cosa non funziona. E Cuba fa il caso nostro perché Cuba ha già affrontato una carenza energetica. Con il crollo dell'ex Unione Sovietica, le importazioni di petrolio calarono da 13-14 milioni di tonnellate all'anno a 4. Cuba, negli anni 80, aveva 90.000 trattori di fabbricazione russa e anche fabbriche di pesticidi e fertilizzanti chimici che arrivavano dall'ex Unione Sovietica. Nel 1990 cambiò tutto, non c'era più niente. Quando la profonda crisi economica iniziò, nei primi anni 90, il nostro stile di vita cambiò. All'improvviso, nel giro di poche settimane, abbiamo visto un cambiamento enorme nelle nostre vite. Abbiamo avuto sintomi di malnutrizione nei bambini sotto i 5 anni. Abbiamo visto donne incinte colpite dall'anemia e bambini che nascevano sottopeso. L'impatto della carenza di cibo fu gravissimo. Mediamente nel 2004 i cubani avevano perso 9 kg a testa. Eravamo disperati per qualunque cosa. Non ci interessava avere beni di prima qualità, volevamo cibo. Non importava che tipo di cibo, avremmo comprato di tutto. Senza le importazioni di petrolio, Cuba non poteva produrre l'energia di cui aveva bisogno e questo causò blackouts in tutto il paese. Avevamo tagli di corrente che duravano per molte ore, fino a 14-16 ore al giorno. E questo è difficile da affrontare in un clima come il nostro. C'è bisogno del frigo o il cibo va male. Dovevamo cucinare quotidianamente quello che c'era in quel momento perché non si poteva buttare via niente. Fu un momento veramente molto difficile. I tagli di corrente furono particolarmente duri nei grandi complessi residenziali. In un clima tropicale, con il caldo e l'umidità, era difficile dover fare a meno di aria condizionata e ventilatori. Senza ascensori, la gente usava le scale. L'acqua veniva portata a mano o tirata su dall'esterno degli edifici con corde e carrucole. Quando si prendeva il bus, la gente doveva aspettare anche 3-4 ore. Quando il bus arrivava al lavoro, spesso mancava l'energia. Ma anche se si arrivava al lavoro e c'era l'energia, non c'era niente da fare. Dopo il lavoro, bisognava aspettare altre 3-4 ore per riprendere il bus. E spesso, quando arrivava, era pieno e si doveva aspettare il successivo. Il governo importò 1,2 milioni di biciclette dalla Cina e ne fabbricò un altro 500.000. Dovemmo imparare ad usare le biciclette. Le biciclette furono distribuite in tutto il paese per andare a lavorare. I dottori andavano in ospedale in bicicletta, senza avere mai avuto una cultura dell'utilizzo della bici. È stata una volontà politica, tutto qui. Non si poteva fare diversamente. Nel 1992 gli Stati Uniti inasprirono il loro embargo su Cuba. A ogni nave che attraccava in porti cubani fu negato l'accesso agli Stati Uniti per i 6 mesi successivi. Da un giorno all'altro, quasi 750 milioni di dollari in cibo e medicinali destinati a Cuba furono bloccati. Pochi anni dopo, l'embargo venne inasprito ulteriormente e alle società straniere che lavoravano a Cuba fu vietato entrare negli Stati Uniti. L'accesso di Cuba ai capitali esteri fu ostacolato. Nel caso di Cuba, hanno semplicemente provato a soffocare il paese. Hanno negato l'accesso a risorse finanziarie. Cuba non aveva accesso alla Banca Mondiale e al Fondo Monetario Internazionale.
Un dollaro americano valeva 150 pesos cubani e il salario medio era di circa 2 pesos. C'era gente che guadagnava 2 pesos al mese e quindi il denaro non era utile per comprare beni. Così ci siamo trovati in una specie di esperimento, in condizioni particolari. Niente o molto poco poteva venire da fuori e quindi si doveva fare, ricavare ciò di cui si aveva bisogno da dentro. Durante i primi 5 anni del periodo especial, le razioni governative di cibo smorzarono gli effetti della crisi. La distribuzione di cibo garantì un livello minimo di nutrizione a tutti i cittadini cubani. Questo fu pensato quando tutte le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti vennero interrotte. Non c'erano più relazioni economiche per prevenire la svalutazione. Coloro che avevano più soldi fuggivano con tutto il denaro, mentre gli altri erano sempre più affamati. Si pensò a questo sistema di distribuzione razionata del cibo. Con le importazioni di beni alimentari diminuite dell'80%, il programma governativo di distribuzione del cibo subì tagli drastici. Il mercato statale ufficiale, attraverso sussidi e tessere per il cibo, era sceso ad un quinto del consumo di ciò che era precedentemente. Voglio che guardiate questa lavagna perché possiate capire. Si basa su un piano mensile. Ad ogni cubano, grazie a questo sistema, vengono garantite 3 settimane su 4 di consumo alimentare, secondo il livello minimo previsto dalle Nazioni Unite su base mensile. L'aiuto per completare le 4 settimane di consumo minimo poteva venire sotto forma di cibo sovvenzionato al posto di lavoro e prezzi più bassi. Così paghi pasti a prezzi sovvenzionati. Questo permetteva alla gente di avere soldi per pagarsi il pasto serale ogni fine settimana. Può anche capitare che ci sia una settimana in cui devo comprare qualcosa extra, ma questo dipende anche dalle esigenze personali di ognuno. Tutti gli aspetti della vita a Cuba furono toccati dal periodo special, ma il cambiamento maggiore toccò all'agricoltura. Cuba si era affidata alla rivoluzione verde, una pratica agricola che richiede un uso massiccio di combustibili fossili, sotto forma di fertilizzanti derivanti dal gas naturale, pesticidi derivanti dal petrolio e gasolio per trattori e altri macchinari. L'agricoltura cubana era più industrializzata di quella di ogni altro paese sudamericano e superava persino gli Stati Uniti nell'utilizzo dei fertilizzanti. L'agricoltura cubana convenzionale, tipica della rivoluzione verde, non fu mai pienamente in grado di sfamare tutti. I campi davano grandi raccolti, ma erano per prodotti da esportazione come agrumi, tabacco, canna da zucchero. E importavamo i cibi di prima necessità, 55% del riso, più del 50% dell'olio e dello strutto. Quindi questo sistema, anche nei periodi migliori, non era in grado di coprire i bisogni di base, come la gente qua ricorda. L'agricoltura cubana iniziò a vacillare e un problema dopo l'altro, la produzione si arrestò. Era quasi impossibile trovare carburante e pezzi di ricambio per i trattori, semi, attrezzi da lavoro, cibo per gli animali e vaccini scarseggiavano. Il crollo dell'URSS portò come conseguenza la necessità di adottare un'agricoltura di sussistenza. I fertilizzanti chimici non erano più disponibili. Ritrovarsi senza farina di frumento, fertilizzanti, grano e olio fu un colpo molto duro. La maggior parte della gente pensava che il sistema potesse collassare entro 3-6 mesi e fu davvero molto difficile riadattare l'economia alle nuove condizioni. La mancanza di carburante portò a una mancanza di cibo. La gente occupò abusivamente spazi nelle città per farci crescere il cibo, senza sapere come fare, perché erano ingegneri, dottori, non erano contadini. Un enorme sforzo di recuperare ogni pezzo di terra arabile a un'agricoltura organica era appena incominciato. Durante il periodo especial, Cuba fu in grado di prevenire la carestia grazie a un movimento agricolo urbano.
Ogni pezzo di terra libero nelle città fu trasformato in un frutteto. Inizialmente, gli orti urbani furono una risposta di sopravvivenza alla crisi. La gente aveva bisogno di cibo e non sapeva come coltivare, così semplicemente ci provò, imparò facendo errori. Non c'erano terreni, c'erano problemi con i rifiuti, depositi di immondizia e topi. Abbiamo risolto questi problemi togliendo le immondizie, piantando proprio lì, nello stesso posto. Un'altra strategia adottata durante il periodo speciale fu l'identificazione di aree inutilizzate, che furono pulite dalla gente e trasformate in giardini agricoli urbani. Venuti a conoscenza della crisi, esperti australiani di permacultura vennero a Cuba per aiutare a sviluppare nuovi metodi di coltivazione. Nell'ottobre del 1993 arrivarono i primi due australiani e si iniziò a progettare orti sui tetti. Poi partimmo con questo primo piccolo progetto che richiedeva $26,000 e per noi erano molti soldi ed iniziammo dei corsi di formazione. Era uno dei più grandi centri di formazione in Havana e solo lì hanno istruito oltre 400 persone. Non solo grazie a questi corsi e laboratori la comunità ha imparato nozioni sulla permacultura, ma anche gli insegnanti hanno imparato molto sulla comunità. Ad esempio, se veniva qualcuno con problemi di salute, si faceva tutto quanto possibile per aiutare, ma le persone erano anche punto di riferimento tra se stessi. Si andavano a cercare specialisti e si portavano qui, per cui diventava un rapporto basato sull'aiuto reciproco. La cooperazione e l'aiuto reciproco sono i fattori principali che bisogna incoraggiare. Possiamo piantare alberi da frutto, possiamo installare dispositivi di raccolta dell'acqua piovana dai tetti. Non è una questione di tecnologia, è una questione di sane relazioni umane. Le persone hanno iniziato a capire che c'era la possibilità di sfruttare i loro spazi e ora stanno iniziando a creare orti e giardini sui tetti e nei cortili. Cubani che vivevano con $2 al mese trovarono altre maniere per integrare il loro reddito. Queste vigne hanno molte funzioni. Fanno ombra, così da avere un piccolo cortile. Si fa del vino dall'uva e quindi è positivo per l'economia familiare, perché se fai vino buono puoi ricavare almeno 10 pesos per bottiglia. Oggi i cubani vedono l'agricoltura in maniera completamente diversa. I contadini sono ora tra i lavoratori meglio pagati e la gente è attratta da questa professione. Sono un musicista, un meccanico, un progettista elettronico, ma non sto esercitando nessuna di queste professioni. Sto facendo solo questo, solo animali. Animali e queste piante. E quindi lui ha costruito una specie di fattoria urbana sulla sua casa. I contadini a Cuba non sono le persone più povere della società. Al contrario, hanno cibo, così non devono comprarlo. E il cibo si vende. Questo permette di avere un buon tenore di vita. È importante considerare che questo è anche un modo di dare dignità alle persone che coltivano il cibo. Producevamo cibo a costi bassissimi. Ed ora abbiamo più di 1000 chioschi in tutta la città che forniscono frutta fresca e verdure prodotte nel quartiere. Più del 50% del fabbisogno di ortaggi della popolazione dell'Havana, 2,2 milioni, viene dall'agricoltura urbana. Nelle città piccole e nei paesini, gli orti urbani hanno resi addirittura maggiori, rifornendo tra l'80 ed il 100% di frutta e verdura. L'agricoltura urbana fornisce cibo nelle vicinanze, eliminando così la necessità di trasportare cibo sulle lunghe distanze. Cuba ha 169 comuni. L'agricoltura praticata nella fascia di 5 km attorno alla città viene considerata urbana. È un sistema nazionale che impiega oltre 140.000 persone, crea lavoro ed è un settore in crescita dell'economia. Tutto ciò è molto importante e noi ne siamo orgogliosi. Q.
Cuba ha eliminato la necessità di fertilizzanti a base di gas naturale e pesticidi a base di petrolio, sviluppando metodi di coltivazione organica. Fortunatamente, i centri di ricerca avevano iniziato a studiare metodi di agricoltura sostenibile prima della crisi. Grazie a questa ricerca, la transizione ad un'agricoltura che non necessitava di carburanti fossili venne messa in atto in tutto il paese nel giro di pochi anni. Senza combustibili fossili c'era necessità di più manodopera e quindi di un numero maggiore di piccole fattorie e al tempo stesso di un aumento del numero dei contadini. Una delle sfide del picco del petrolio è di recuperare terra dall'agricoltura convenzionale che opera su larga scala. Il suolo per formarsi ha bisogno di milioni di anni, mentre per distruggerlo ci vuole molto meno. Uno dei problemi che ha la terra con l'utilizzo dei prodotti chimici è la demineralizzazione, la scomparsa della microflora e della microfauna della vita del suolo. Il terreno è un essere vivente, la chiave di tutto è nello strato superficiale del suolo, nei primi 8 centimetri. Se usi prodotti chimici danneggi tutto, quindi il terreno diventa come sabbia. Di conseguenza fu una sfida difficile recuperare l'organicità del terreno. Cuba scoprì che erano necessari dai 3 ai 5 anni per rendere la terra nuovamente fertile. L'organicità del terreno ha bisogno di un periodo di transizione, di un po' di tempo e anche di un po' di soldi per stabilizzare il sistema. Perché quando prendi il terreno, e questo è molto danneggiato, poi è necessario ricostruirlo. Devi riportare il terreno alla vita e c'è bisogno di tempo e di un po' di denaro. Bisogna seguire i cicli naturali. Bisogna fare in modo che la natura lavori per te e non che tu lavori contro la natura. Per lavorare contro la natura devi sprecare enormi quantità di energia. L'agricoltura convenzionale utilizza macchinari pesantissimi che compattano il terreno, enormi trattori, enormi camion a rimorchio e cose così. Perciò bisogna aprire la terra ogni volta e aggiungere molti nutrienti. Il nostro primo dovere è prendersi cura della terra. Questo è molto importante. Se noi non ci prendiamo cura della terra, la terra si prenderà cura di noi, si libererà di noi. Quindi i ricercatori iniziarono a focalizzarsi sull'agricoltura organica, tanto dal punto di vista dei pesticidi che della nutrizione. Per me è più importante il modo in cui il cibo che mangio viene cresciuto e prodotto di ciò che mangio. Se, ad esempio, un vegano mangia verdure piene di pesticidi, non sta facendo granché di buono. Con il fatto che ora usiamo materia organica, i microorganismi hanno ripreso ad apparire e contestualmente il livello di materiale organico aumenta ad un livello, ovviamente, con l'applicazione sistematica di materiale organico. La nuova agricoltura cubana usa diversi metodi di arricchimento e mantenimento del terreno. Rotazione delle colture, composto e concime verde, che è un processo che immette vegetazione nel terreno. Vengono prodotte molte tonnellate di composto organico, usando scarti di cucina e altro materiale organico. L'humus dei lombrichi è prodotto in grandi vasche, dove i vermi vengono nutriti con prodotti organici di scarto. Questo lo rende un fertilizzante migliore del compost normale. Una tonnellata di lombrichi vale come 6 di materia organica. Oggi l'80% della produzione agricola cubana è organica. La mancanza di carburante ci costrinse ad utilizzare meno macchinari, a lavorare su fattorie più piccole, a combinare colture diverse sullo stesso pezzo di terra, per prevenire la proliferazione di insetti nocivi. Se hai 1 milione di piante di mais, avrai 1 milione di insetti che si ciberanno solo di mais e così sarà un flagello, una piaga. Abbiamo sviluppato molti pesticidi bio e molti fertilizzanti bio. Oggi li stiamo anche esportando ai paesi del Centro e del Sud America. Ricorda che Cuba è avvantaggiata. La popolazione cubana rappresenta il 2% della popolazione dell'America Latina, ma noi abbiamo l'11% degli scienziati.
È difficile crescere certe colture nel caldo del paese, così i contadini usano diversi tipi di reti coprenti per attenuare i raggi del sole. Possiamo allungare la stagione dei raccolti, ad esempio semplicemente utilizzando dei tessuti sopra una struttura, che poi magari si può rimuovere con l'arrivo di un uragano per poi rimontarla. È molto semplice. Questo tessuto ti permette di tenere sotto controllo anche gli insetti nocivi, perché non solo riduce i raggi del sole ed il caldo, ma anche gli insetti che entrano. Negli anni 80 a Cuba si usavano 21.000 tonnellate di pesticidi, pesticidi chimici. Oggi se ne usano 1.000. Ne stiamo usando 21 volte di meno. Questo è positivo per l'ambiente, per la salute e per il terreno. Cuba usa colture miste per ridurre l'utilizzo dei pesticidi e rendere l'agricoltura più sostenibile. Nessuno rende fertile una foresta e nessuno innaffia una foresta. La foresta fa tutto da sola, quindi se si è bravi a creare qualcosa di simile a una foresta che produce cibo, la tua fatica più grande sarà raccogliere i frutti. Quindi in questo senso si lavora meno. Si lavora di più all'inizio, ma una volta che il sistema è funzionante, lavori molto meno. La chiamiamo agricoltura per la gente pigra, ma questo è perché si lavora con la natura, non contro. Nell'agricoltura convenzionale si lavora contro la natura. Arriva! Uno degli aspetti positivi della crisi fu il ritorno all'utilizzo dei buoi, degli animali. Non usano carburante e non compattano il suolo come fanno i trattori. Esercitano meno pressione e le gambe dei buoi massaggiano la terra. I contadini più vecchi, che ancora ricordavano come addestrare i buoi, furono mandati a formare i più giovani. In poco più di un anno, la maggior parte delle cooperative avevano personale che era stato formato e di conseguenza il processo di allevare migliaia di buoi era iniziato. Un paio di buoi non sono come un trattore. Un uomo può lavorare 8 ore in un trattore ed avere l'aria condizionata e un lettore CD, ma con i buoi non puoi lavorare tutte quelle ore, perché dopo un po' i buoi si fermano e dicono adesso basta. Ma c'è bisogno di insegnare a queste persone e anche di addestrare i buoi. Per cui fu necessario un cambio nel modo di pensare ed è stato un grande sforzo. Ma quanti soldi sono stati risparmiati nel carburante? Quanti soldi sono stati risparmiati nei pezzi di ricambio? Quanti soldi sono stati risparmiati nei trattori? O forse dovrei domandare quanti soldi sono stati risparmiati senza l'inquinamento dei trattori? Devi considerare la questione da un punto di vista più ampio. Noi lo abbiamo fatto perché costretti, ma già nel giro di pochi anni avremo grandi benefici da questo tipo di agricoltura. Al fine di incrementare la produzione di cibo, il governo lavorò di concerto con i contadini per trovare soluzioni a livello locale. La soluzione fu trovata in aziende agricole di dimensioni ridotte e cooperative con un alto grado di privatizzazione ed autonomia. Il 40% delle aziende agricole statali fu suddiviso in cooperative private. Decine di migliaia di ettari furono affittati a titolo gratuito a piccoli contadini. Le decisioni venivano prese a livello locale, con poche regole governative da seguire. Due in particolare. Devi coltivare. Se non coltivi, la terra viene ripresa e data a qualcun altro. La seconda è che la terra ti viene concessa in usufrutto. Usufrutto è una vecchia parola latina che sta ad indicare che puoi usare la terra senza pagare tasse né contributi di alcun genere. Ma se questa terra dovesse servire ad altri scopi, deve essere restituita al governo. Queste piccole aziende agricole e cooperative erano più indicate nella pratica dell'agricoltura organica. Tra il 12 e il 15% del terreno a Cuba è in mano a privati, per cui stiamo parlando di contadini privati, indipendenti. Sono di gran lunga i maggiori produttori per acro e per persona. Subito dopo, al secondo posto, ci sono le cooperative. Al terzo posto ci sono le grandi fattorie statali.
Queste nuove fattorie e cooperative private funzionano in nuovi e diversi modi. Ci sono cooperative di servizi e di credito. Cosa significa? Non vuoi mettere la terra assieme? Ok, non dobbiamo farlo. Ma possiamo essere assieme in una cooperativa per comprare semi, per affittare macchinari, per questo tipo di cose. Non dobbiamo unire le nostre terre per forza. Questa è una maniera di decentralizzare e centralizzare al tempo stesso. Migliaia di famiglie sono andate a vivere in aree di campagna, con diritti alla terra garantiti. Il senso di proprietà portò a una maggiore produttività. I mercati di contadini privati e nuovi mercati d'esportazione portarono a un aumento della produzione. Le comunità sono cambiate. Ora c'è un'economia locale. Alla base del cambiamento c'era la gente. Molti di questi orti rifornivano gratuitamente circoli di anziani, asili, scuole, posti di lavoro, donne incinta. Rifornivano gratuitamente, non lo facevano perché obbligati, lo facevano perché volevano farlo, volevano dare il loro contributo alla società. In altri paesi la gente non conosce i vicini di casa, non conoscono i loro nomi, non si salutano. Qui non è così. Qui puoi bussare alla porta e domandare: ho bisogno di un po' di sale, di un po' di zucchero o di qualunque altra cosa. Ti ho portato un avocado. Recuperare questo senso del vicinato per me non è andare indietro. Senza il petrolio per i trasporti, il sistema di istruzione a Cuba incontrò grosse difficoltà. La decentralizzazione delle università fornì alle persone l'accesso a scuole vicine per l'istruzione universitaria e in questo modo la mancanza di carburante fu meno pesante. L'esempio delle università fu di metterne una in ogni comune, perché secondo me trasporti e alloggiamento sono in questo momento tra i problemi maggiori che abbiamo a Cuba, perché dipendono più di altri dal petrolio. Questo grande edificio era la scuola più esclusiva a Cuba, il Sacré-Cœur. Oggi è l'Università delle Scienze Mediche. Cuba aveva 3 università e oggi ne ha una 50, 7 delle quali in Havana. Scuole mediche e cliniche oggi sono disponibili in tutta Cuba. Durante la crisi, il governo cubano continuò a fornire ai propri cittadini cure e istruzione gratuite. È molto diverso da ciò che succede nel resto del mondo quando c'è una crisi economica. La prima cosa che si fa è tagliare i servizi sociali. Non è il nostro caso. Dottori, infermieri e lavoratori sociali vivono nei quartieri in cui lavorano e sono parte del tessuto sociale della comunità. Le cure mediche gratuite furono di grande aiuto durante la crisi. Nonostante le difficoltà, i cubani mantennero l'aspettativa di vita e la mortalità infantile ai livelli di quella statunitense, anche se un cubano consuma meno di un ottavo dell'energia che consuma un americano. In generale, paradossalmente, la crisi economica fece bene alla salute dei cubani. Camminare e utilizzare di più la bici ridusse il diabete e il numero di infarti ed ictus. La dieta cambiò. Il consumo di grassi diminuì, si mangiavano più verdure per quantità e varietà. In passato i cubani non mangiavano molte verdure, ma soprattutto tuberi, e quindi molte patate, il riso, i fagioli e la carne di maiale, i quali facevano parte della loro dieta di base. Consideravano i pomodori, l'insalata, i cavoli solamente come frumenti, ma a un certo punto la necessità ha loro insegnato come mangiare bene e adesso questi alimenti sono molto ricercati e richiesti. Cuba forma più dottori di quanti ne servono e li manda in paesi in via di sviluppo in tutto il mondo. Con il Venezuela si scambiano dottori e competenze mediche in cambio di petrolio. Quando guardo da altri paesi, paesi sviluppati, vedo che tutto gira attorno a rendere l'automobile più efficiente. Ma di quanta energia c'è bisogno per produrre una macchina? C'è bisogno di energia per produrre la macchina e poi di benzina per far andare la macchina. Perché non si pensa piuttosto a ridurre il numero di automobili che girano?
Durante il periodo più duro della crisi c'era pochissimo carburante per le auto. Le superstrade e strade di campagna erano praticamente vuote. Cuba dovette inventarsi un sistema di trasporti alternativo dall'oggi al domani. Con poche risorse a disposizione dovettero essere innovativi. Vecchi camion furono trasformati in bus con tettucci per riparare dalla pioggia, mentre gradini vennero saldati dietro. Un'altra soluzione fu il cammello, una specie di grande roulotte che poteva portare fino a 300 persone trainata da una specie di trattore. In Havana e nelle altre province il carpooling e l'autostop erano frequenti. Macchine governative davano un passaggio a chiunque ne avesse bisogno. La mancanza di carburante per i trasporti colpì anche le piccole città. Per muoversi, la gente ripiegò su cavalli e muli. Durante i primi anni del periodo especial, le biciclette erano una necessità. Non è stato facile per i cubani, i quali erano abituati a macchine e bus. Usare la bici richiede più coscienza e più consapevolezza. Non bisogna pensare che si deve usare la bici perché in città non ci sono macchine e bus. Il punto è che la bicicletta non inquina, è più sana e per le distanze brevi è assolutamente comoda. Ma se devi muoverti per 20 km avanti e indietro, 40 km al giorno, su una bicicletta cinese, senza marce, tutta in acciaio, dopo 5 anni cominci ad odiarla. E questo è ciò che accadde a Cuba, per cui quando iniziarono ad esserci più cammelli e più bus, la gente non usava più la bici perché non ne poteva più. Un giorno la gente comincerà a pensare alla fine dell'auto, che è stata un'era, un momento della vita. Un giorno la macchina apparve ed un giorno scomparve. L'auto diventerà qualcosa che ricorderemo come un momento, un periodo nello sviluppo del genere umano. Sin dall'inizio del periodo especial è stato difficile costruire nuove case per la mancanza di attrezzi e materiali. Fare il cemento necessita di un sacco di carburante e proprio per questo la produzione è stata limitata. Tutti a Cuba hanno un posto dove vivere e l'85% della gente possiede la propria casa. Ma la maggior parte delle abitazioni sono piccole, semplici e con poche comodità. Nelle campagne ci sono case piccole con un soggiorno, una cucina e due o tre stanze da letto. Le case nelle campagne hanno il vantaggio di avere più spazi esterni, dove la gente può coltivare orti e avere alberi da frutto e allevare animali. Questo pranzo che sto preparando viene tutto dal nostro orto, tranne il riso. I fagioli, il maiale, l'insalata. Tutto coltivato e allevato da noi. In Havana, se non si vive in una delle vecchie case unifamiliari, potrebbe significare che si abita in una casa fatiscente o in un appartamento super affollato con i tuoi parenti. Ma anche così, la città è un posto dove molta gente vuole vivere. Havana ha molti vantaggi che molti progettisti urbani ed architetti vorrebbero imitare. Molta gente è venuta e ha detto: dovreste salvaguardare la città che vogliamo prendere ad esempio. Dopo la grande crescita disordinata, molta gente sta riconsiderando le città tradizionali e cercano modi di viverla che siano più a misura d'uomo. Ma vivere in una grande città senza mezzi di trasporto adeguati è causa di molte difficoltà. L'altro problema è che queste sono le sole abitazioni e la gente deve andare avanti e indietro, in città, in centro. Sprecano tempo cercando un mezzo di trasporto tra il centro e i quartieri periferici. Per limitare i lunghi andirivieni, nuove strutture sono ad uso misto e includono scuole, luoghi di lavoro e di svago, posti a distanze percorribili a piedi e in bicicletta dalle abitazioni. Tutti devono usare lo stesso spazio. Quindi il progetto prevede spazi comuni per chiunque. Questo è un modo per tenere viva la comunità. Quando il periodo especiale iniziò, il 95% dei cubani era collegato alla rete elettrica nazionale.
Il restante 5% viveva in aree particolarmente isolate. I pannelli fotovoltaici e l'eolico sono troppo costosi per colmare le necessità energetiche di Cuba, ma per le zone non collegate alla rete elettrica i piccoli sistemi eolici e idrici, nonché i pannelli solari, sono molto utilizzati. La priorità è data a scuole e ospedali. Ultimamente, oltre 2.000 scuole in aree rurali vengono rifornite di energia elettrica grazie ai pannelli solari. Era meno costoso dargli i pannelli solari che connetterli alla rete elettrica. A Los Tumbos, i pannelli solari danno energia a scuole, ospedali, posti pubblici e abitazioni. I pannelli solari sono sul tetto e adesso stanno ricaricando le batterie. Possono accenderci la radio? E quello è un altro pannello di suo figlio che vive là. Semplici soluzioni sono state sviluppate in tutto il paese, come usare il sole per preriscaldare l'acqua. La gente a Cuba si è sempre lavata con l'acqua calda. Per riscaldare l'acqua hanno sempre usato petrolio o qualunque altra forma di energia fosse a disposizione. Ma se noi possiamo avere caloriferi solari, è meglio. Quando la ottieni da un calorifero solare, l'acqua è a 60 gradi. Così si risparmia metà dell'energia che si usa normalmente per far bollire l'acqua. Prima della crisi, Cuba dipendeva da petrolio di importazione per generare elettricità. Senza questo dovettero modificare le loro centrali elettriche affinché bruciassero olio crudo domestico di bassa qualità. Il nostro petrolio è molto dannoso per l'ambiente, ma non avevamo scelta, era una questione di vita o di morte. Si iniziò anche a utilizzare gli scarti dei raccolti per generare elettricità. Gli zuccherifici sono diventati centrali elettriche, poiché tritando lo zucchero ottieni la bagassa, bruci le fibre e poi produci calore e quindi elettricità. Questo significa che in stagione o alla fine della stagione è possibile trasformare uno zuccherificio in centrale elettrica. Ora a Cuba, durante la raccolta, che dura 3-4 mesi all'anno, il 30% dell'energia prodotta viene da fonti rinnovabili, come le biomasse. Si chiama sovranità energetica. Non dipendiamo dalle importazioni per produrre la nostra elettricità. Il problema è che ciò che la gente dice di Cuba negli Stati Uniti non è ciò che noi facciamo qui. Molta gente dice, come vivono se non hanno nulla? Allora io dico, venite qui e scoprite come viviamo. In questo modo possiamo iniziare a conoscerci l'uno l'altro e capire il nostro modo di pensare. L'umanità brucerà in un secolo tutto il petrolio che si è formato in milioni di anni. E questo è assurdo, semplicemente assurdo. Non mi sembra che le nazioni che dipendono in gran parte da petrolio di importazione stiano pensando a fonti di energia alternative. Al massimo, pianificano per la settimana prossima. Se sono a Cuba e dico, signori, dobbiamo spegnere tutte le luci che non utilizziamo, tutti rispondono, ok, adesso le spegniamo subito. Ma se dico negli Stati Uniti, gente, dobbiamo spegnere tutte le luci, la gente mi dice, e perché? Se pago. Il problema è che dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. La conseguenza del picco del petrolio è che le cose cambieranno, ce ne sarà sempre di meno. I cubani capiscono che il problema è a livello internazionale, globale, perché gli isolani, la gente delle isole, hanno un innato senso della limitatezza delle risorse. Capiscono anche che, in termini energetici, se vogliono essere politicamente indipendenti, devono essere prima indipendenti economicamente. E per essere economicamente indipendente, devi essere indipendente da un punto di vista energetico. Il petrolio durerà altri 10-15 anni? Chi lo sa, forse no. O forse a Cuba troveremo un enorme giacimento sottoterra che durerà altri 50 anni. Fantastico, abbiamo altri 50 anni. Ma giorno dopo giorno che passa c'è sempre meno sicurezza di approvvigionamento.
day by day. Si spera di trovare petrolio nel Golfo del Messico, ma la gente qui non pensa a questo come a un bene. Miglioreremo la qualità della nostra vita qui. No, no, lo venderemo perché qui non ne abbiamo bisogno per vivere. Sì, abbiamo bisogno di un po' di soldi per svilupparci. Ma è più qualcosa da vendere che da usare o sprecare. Il Sole ha dato vita sulla Terra per milioni di anni. I problemi li abbiamo solo ora, quando siamo arrivati noi e abbiamo cambiato il modo in cui usiamo l'energia. Il Sole ha sempre sostenuto la vita, ma ora noi non siamo più in grado di sostenere il tipo di società che abbiamo. Il problema è con la società, non con l'energia. Ci sono un'infinità di piccole, semplici soluzioni. Risolvi un problema qui, un altro di là e la vita migliora. Bisogna pensare globalmente e agire localmente. Questo è molto importante perché altrimenti si dà l'impressione alla gente che siano le Nazioni Unite, i presidenti, gli scienziati che devono risolvere i problemi e che loro non devono fare niente. Molta gente deve partire da zero e iniziare a fare piccole cose, piccoli passi. Le crisi, i cambiamenti, i problemi possono innescare molte di queste cose che sono sostenibili, alternative. Chiamale come vuoi, ma è fondamentale adattarsi. Noi ci stiamo adattando ai cambiamenti e da questo dipende il successo dell'essere umano. Ciò che dobbiamo capire è che il mondo sta cambiando e bisogna cambiare il modo in cui noi vediamo il mondo. Le cose di cui abbiamo bisogno sono più amicizia, più amore, perché abbiamo un solo mondo. Il mondo è solo uno ed è per tutti noi. Penso che possiamo imparare molto l'un l'altro e riflettere sul fatto che si può essere più felici con meno. Capire che non c'è bisogno di molto per essere felici. Credo che sia questa la grande sfida, la sfida a livello mondiale. Cuba ha vissuto una piccola esperienza da cui forse qualcuno potrà trarre insegnamento. Penso che verrà un tempo per la condivisione, per la cooperazione, un tempo per più solidarietà e per lavorare insieme, invece che in competizione. Probabilmente avremo un mondo migliore. La 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 la